Salve a tutti e ben ritrovati a Chiasso News. Da venerdì 4 ottobre ricominciano i corsi di pattinaggio per adulti organizzati dal Club Pattinaggio di Chiasso. Tutte le informazioni le potrete trovare su www.cpchiasso.ch. Lo scorso sabato la tabaccheria Dubini di Corso San Gottardo in Chiasso ha festeggiato il 70° anno di attività. Vediamo il servizio. 70 anni di attività della tabaccheria Dubini. Signor Carlo, buongiorno. Buongiorno. Allora, avete festeggiato ben 70 anni di attività. Esatto. Come nasce la tabaccheria Dubini? La tabaccheria Dubini nasce nel 1949, quando mio padre ha deciso di aprire il negozio qui vicino al confine, a vendere un altro in altro paese. E poi? Aperto, siamo partiti subito con gli articoli da confine. Sì, perché erano tempi in cui... entrava tutta l'Italia e allora bisognava vendere cioccolato, cacao, sigarette, tabacchi, e tutto quello che... aveva bisogno di italiani, venivamo qua a prendere. E lei ha cominciato da piccolo, eh? Sì, durante alla sera, quando finivo la scuola, venivo giù ad aiutare in magazzino, logicamente, perché con la gente non avevo a che fare. Però la tabaccheria Dubini, poi a un certo punto, negli anni Ottanta, si specializza. Esattamente, ci siamo specializzati in sigari e tabacchi. Finché il sigaro è andato bene, fino al 90-95, poi quando i prezzi si sono livellati con l'Italia, con i sigari, allora ci siamo buttati tutti sul tabacco da pipa. Ma il Carlo Dubini ovviamente va avanti un po' con l'età, si riposa un pochino e subentra la Monica. Monica, vieni qua un attimo con noi, Ecco qui la nostra Monica. Monica, tu quando hai cominciato? Anche tu da piccolina? Ho iniziato da piccolina perché aiutavo anch'io il negozio, dopo la scuola e dopo il lavoro. E poi all'inizio anni 90 ho iniziato l'attività con loro. Per cui la tabaccheria Dubini continua, va avanti. Nel frattempo, lo ripetiamo, ha compiuto ben 70 anni di attività ed è... uno dei fiori all'occhiello, perché è uno dei negozi storici di Chiasso. Quindi gli appassionati della pipa e del sigaro, se sono alla ricerca di qualcosa di veramente particolare, non devono fare altro che venire in Corso San Gottardo a Chiasso. Quindi ringraziamo la nostra Monica Dubini, il nostro signor Carlo Dubini, e che dire? Auguri per altri 70 anni di attività. Grazie, grazie mille. Alla grazie prossima, a te, Giacomo. Venerdì 27 settembre al Cinema Excelsior di Chiasso alle ore 20:30 verrà proiettato il film Una notte di 12 anni. Vediamo il trailer. Questi individui non possono parlare con nessuno e nessuno può parlare con loro. Ci sono voluti anni per vincere la guerra. Dica il suo nome. Eleuterio Fernandez Vidobro. Maurizio Rosico. José Alberto Mujica. Va dentro! Voi non siete semplici prigionieri. Siete ostaggi. Dovevamo ammazzarvi quando era il momento. Adesso vi condurremo alla follia. Salite, forza! Allora, lei sarebbe lo scrittore. C'è una ragazza che mi piace. Mi hanno detto che lei può aiutarmi. Sono 7 anni che non leggo. Deve aggrapparsi a tutto quello che può, Mujica, in questo momento. Crede in Dio? Quale Dio farebbe questo? Alla ricerca della libertà! Ridatemi il mio mate e il mio pitale! Mi dispiace molto, ma suo figlio non è disponibile. Mi dica dove si trova. Tu resisti e non permettere che ti ammazzino. E voi?
Voi volevate cambiare il mondo. Io l'ho fatto solo perché credevo che fosse giusto. E accetto la mia condanna. E né lei né nessun altro potrà darmi dello sconfitto. Sopravviva. Manca poco. Sempre al Cinema Excelsior di Chiasso, sabato 28 settembre alle ore 20:30, verrà proiettato il film documentario Pepe Mica, Der President, di Heidi Spegogna. Domenica 29 settembre al Max Museo di Chiasso verrà inaugurata la mostra Marcello Dudovic, fotografia fra arte e passione. Come di consueto, prossimamente avremo ospite la direttrice del Max Museo, Nicoletta Ossanna Cavadini. Un'altra lieta notizia: il 20 settembre scorso la Scuola Media di Chiasso ha ricevuto ufficialmente il Premio Spitzer 2019, il prestigioso riconoscimento attribuito dalla Fondazione Federica Spitzer. Promuove progetti realizzati da istituti scolastici. La Scuola Media di Chiasso si è aggiudicata l'edizione 2019 con il lavoro Muri di Coraggio. Due arresti per malversazioni finanziarie. Da un comunicato della Polizia Cantonale, il Ministero Pubblico e la Polizia Cantonale comunicano l'arresto per reati di natura finanziaria di un 48enne cittadino italiano e di un 41enne cittadino svizzero, entrambi domiciliati nel Luganese. Con ruoli e responsabilità da definire e per il tramite di una ditta attiva nel campo del trattamento dei rifiuti, i due sono sospettati di aver commesso una truffa a danno di una società di riscossione di crediti. Società con cui vi era in essere un accordo di factoring in base al quale, in cambio della cessione dei crediti, quest'ultima anticipava una percentuale del valore delle fatture che la ditta di rifiuti emetteva ai propri clienti. L'accusa è di aver indebitamente percepito ingenti somme di denaro basate su realtà debitorie di fatto alterate attraverso un meccanismo di doppia fatturazione. Le principali ipotesi di reato sono quelle di truffa e falsità in documenti. L'inchiesta, appena avviata, è coordinata dalla procuratrice pubblica Chiara Borelli. Per questa edizione è tutto, ben rivederci alla prossima edizione.